Quindi lo stesso presupposto della prorogatio impone il previo scioglimento delle Camere. E in più il fatto di definire fatto esaurito la nomina di un parlamentare è falso. Perché ad oggi le stesse giunte, ai sensi dell'esecuzione, possono andare a valutare le sopravvenute questioni di ineleggibilità, eccetera, eccetera. Tra l'altro, che anche lì, esatto, perché tra l'altro, hai perfettamente ragione, c'era anche questo aspetto, manco c'era la convalida. Ma a questo punto si è voluto ovviamente far sì che non si fermasse quel progetto, perché votando col proporzionale in quel momento li fermavi, non potevano andare avanti. Il problema oggi è che questa violazione costituzionale che si è mantenuta nell'ordinamento per 10 anni, soltanto grazie tra l'altro a loro, perché altrimenti c'era ancora, ha creato un cortocircuito tale che ora sta smantellando la parte seconda della carta. A quel punto, arrivati a questo, si riuscirà a colpire anche la parte prima, che ad oggi sarebbe irriformabile per il discorso ovviamente della definitività della forma repubblicana. Fino ad oggi la Corte l'ha estesa non ai soli primi 12 articoli, ma anche poi a quelle che sono la loro applicazione concreta. Ma se poi in Corte tu metti i tuoi uomini a causa di questo tipo di riforme, la Corte non è più affidabile. Prosperetti e Barberà, io l'ho detto più volte anche in televisione, me ne frego, tutte le volte lo dico. Un giudice che è per il pareggio in bilancio e sta in Corte ha due possibilità, o è ignorante o è in malafede, punto. Non c'è altro, però ormai questo è il discorso. Allora io sono tra quelli che sostiene che la lotta deve essere spinta anche sotto il profilo penale, insistere sotto questi aspetti, e poi c'è anche il dovere di difendere la patria previsto nella Costituzione. E quindi forza, anche con manifestazioni e azioni di ogni tipo. Serve però massa critica, se la gente non è informata non andiamo da nessuna parte. Bravo. Adesso c'è la presentazione di Maria, una nostra volontaria di Olinda, che deve dirvi due cose. Buonasera a tutti. Sì, sì, certo. Adesso stiamo preparando per l'aperitivo che sarà verso le 19:30. Stiamo anche preparando, sempre nella sala ristorante, per la proiezione di due film documentari. Sono delle interviste a donne partigiane. Uno si chiama Bandite, fatto dalla regia di due donne di Bologna, e un altro Non ci è stato regalato niente, regista Eric Hesser, un regista tedesco. Durano circa un'oretta e sono un bel sottofondo, un bel accompagnamento alla pericena. Ci vediamo in sala ristorante.